Perché Fedez, Elodie e Mahmood hanno protestato contro il senatore Pillon? Facciamo un po' di chiarezza sul DDL Zan. La questione è complessa e molto dibattuta, ma andiamo a scoprire quattro lezioni fondamentali. Numero 1. Stiamo parlando di un disegno di legge approvato alla Camera lo scorso novembre. Attualmente il testo è fermo al Senato e prende il nome dal deputato del Partito Democratico Alessandro Zan che lo ha presentato. 2. Ma cosa prevede esattamente il DDL Zan? Si interviene innanzitutto allineandoci finalmente all'Europa per estendere la punizione già prevista dal nostro codice penale per le condotte di odio razziale e religioso anche a quelle motivate dall'omotransfobia, dalla misoginia e dall'odio del diverso. E l'articolo 4 precisa, in modo forse pleonastico, ma evidentemente ritenuto opportuno, che non si punisce così la libertà di pensiero, ma la discriminazione e la violenza. Si tratta in estrema sintesi di tutelare maggiormente le persone soggette a discriminazioni basate sull'orientamento sessuale, sull'identità sessuale e sul genere. Fatto numero 3. Il dibattito politico sul tema scotta. Il testo è bloccato al Senato per via delle ostruzioni di alcuni partiti di destra, tra cui la Lega di Matteo Salvini. Sono le frasi del leghista Simone Pillon ad aver suscitato le maggiori polemiche. Il senatore ha definito la legge non prioritaria, sostenendo che permetterebbe alle coppie omosessuali di avere figli tramite maternità surrogata. Non è così. Per rispondere alle parole di Pillon, diversi VIP e artisti si sono fatti sentire dai propri profili social. Tra questi Elodie, Fedez, Mahmood e lo chef Carlo Cracco. Fatto numero 4. A differenza di molti paesi europei, in Italia non esiste una legge ad hoc che punisca le discriminazioni e i discorsi di odio contro persone LGBTQ. Il primo tentativo di introdurre una legge contro l'omofobia risale al 1996, quando l'allora deputato di Rifondazione Comunista, Nichi Vendola, presentò una proposta, che non fu approvata. Va detto che il DDL Zan interviene anche sulla prevenzione delle violenze, potenziando il fondo per sostenere i centri antiviolenza e istituendo una giornata contro l'omotransfobia, il 17 maggio. Ma quanto possono essere utili i centri antiviolenza per aiutare chi subisce discriminazioni? Indubbiamente il sostegno legale, psicologico, sanitario, sociale alle vittime dei reati di discriminazione e di violenza è fondamentale, ma per incidere davvero su un fenomeno così grave e diffuso non basta né l'intervento punitivo né l'aiuto alle vittime, bisogna soprattutto lavorare sulla sensibilizzazione sociale e sulla prevenzione e da questo punto di vista opportunamente il disegno di legge Zan investe anche su questo fronte. Per capire la gravità della questione basta leggere i numeri. Parliamo di centinaia di aggressioni ogni anno. Riusciremo mai a cancellare l'inaccettabile modo di dire «fatta la legge, trovato l'inganno» con un'espressione del tipo «fatta la legge, eliminato il danno»?